venga fuori questa storia, perché è un po' la storia di tante storie, di come vengano trattati gli ultra, comunque come un cittadino di serie B, cioè un qualcosa che tu ti puoi permettere di trattare in tanti modi, partendo da questa cosa di Paolo che comunque riguarda il mondo ultra, le tifoserie. Vorrei venire fuori da questo ambito e arrivare alla società civile, che tutte le volte che noi abbiamo detto guardate che quello che fanno a noi prima o poi lo faranno anche a voi, continuano a dire ma io non faccio niente, a me non mi succede niente, io non... e poi alla fine tutto quello che hanno fatto a noi sono andati a Drovandi, come dicevamo, è una cosa che è uscita ora in questi giorni, vedere una madre di un figlio massacrato, dover discutere con delle persone che fanno un sit-in quando hanno ammazzato questo ragazzo a calci e pugni. Vi saluto tutti, io sono Paolo Scaroni, Inter Bresciano. Vi ringrazio di tutto per questa bella esperienza di oggi, perché è molto importante secondo me questa cosa, perché dimostra la gente civile che mi aiuta ad avere un cuore immenso, grandissimo, abbiamo anche sono stati molto, molto intelligenti. Essere qua oggi a nome di Paolo, chiaramente, perché sono qua a parlare, sono qua e sono qua per Paolo, certo, perché sono venuto dal Brescia, sono perché sono bresciano. Allora innanzitutto lasciate che vi porti la solidarietà da parte del nostro gruppo per quello che è successo, recentemente, diciamo, parlo delle storie, vicende giudiziarie così. Purtroppo si parlava prima della criminalizzazione del mondo ultras così, e non si parla mai del lato migliore del mondo ultra, se non siamo qua a fare i santi, nemmeno gli eroi come dite voi, però la verità è che comunque c'è un lato molto, forse più, per me comunque quello più importante, che riguarda i sentimenti, riguarda la passione, riguarda soprattutto i valori come la solidarietà, l'amicizia e soprattutto il rispetto, e questo incontro credo che lo dimostri. Per questo che vi ringrazio di averci invitato, di aver invitato Paolo, anche perché come diceva Paolo questi incontri per lui, per la sua vicenda e di conseguenza per tutte quelle vittime che hanno subito per un motivo o per l'altro allo stadio, fuori dallo stadio, la brutalità della polizia, questi incontri diventano fondamentali, anche perché non dimentichiamo che fino ad oggi la storia di Paolo, a parte Brescia, la provincia e qualche altra città, e ovviamente il mondo ultras, non la conosce nessuno o non la vuole conoscere nessuno. Abbiamo avuto la riprova, abbiamo avuto ieri sera, siamo andati a Ferrara con Paolo, abbiamo accompagnato Paolo, visto che c'era questo scintilla a Ferrara, infatti li conoscete tutti, e abbiamo incontrato la mamma di Federico, abbiamo incontrato la sorella di Stefano Cucchi, abbiamo incontrato i parenti di Uva, tutte vicende drammatiche, anche peggiori di quella di Paolo, perché quantomeno Paolo nel suo dramma, nella sua disgrazia è qua e può ancora raccontare la sua storia, mentre questi ragazzi non ci sono più e sono morti, non una volta ma 100 volte, perché ogni giorno li fanno morire un'altra volta. E ci siamo accorti quanto la storia di Paolo non la conosca nessuno, a parte gli ultras appunto, a parte chi, genitori o familiari di altre vittime, che quindi sono più sensibili nei confronti di queste vicende. Ieri siamo arrivati, c'era pieno di stampa nazionale estera e nessuno che ha dato Paolo. Adesso qua voglio chiedere una cosa, a nessuno di noi piace andare in televisione e lo fa per una sorta di protagonismo. Tutto quello che abbiamo fatto negli anni, soprattutto quando è successa la cosa di Paolo, a livello pubblico e a livello televisivo, a livello mediatico, abbiamo fatto affinché la storia di Paolo non morisse, non andasse a scadere, perché il grosso rischio di quello che era successo a Paolo quel giorno e a tanti altri tifosi del Brescia è che innanzitutto il processo non iniziasse neanche. Questo perché ci sono stati ben 3 tentativi di archiviazione e c'è stato un miracolo che siamo giunti a questo processo, sebbene la sentenza sia stata vergognosa. Ma soprattutto c'era il rischio che la vicenda di Paolo passasse ancora una volta per la causa di scontri o dell'ignoranza o della malvagità del mondo ultras, perché le prime versioni, non dimentichiamole mai, le prime versioni sono sempre comunque quelle della polizia o della questura, in questo caso del questore di Verona, che diceva all'opinione pubblica, alla stampa bresciana o veronese, chiaramente che ha accettato
criticamente alla vicina polizia che Paolo si era fatto male da solo, oppure che Paolo era stato ferito dai tifosi del Verona, oppure addirittura che Paolo fosse stato ferito dai propri amici con un sasso lanciato da chissà chi. E la soluzione è unica, è quella del numero di identificazione, ma per far sì che questo accada veramente dobbiamo ancora lavorare tantissimo, dobbiamo veramente sbatterci tanto. Dobbiamo regalare questa sciarpa a Paolo, questa sciarpa c'è scritto non conoscerenda, è stata fatta per una sera, ma per questa banda. Figi d'Usiena volevamo donare un ricordo. Grazie. Di questa giornata che speriamo sia un punto di partenza per una battaglia un po' più grande che ci possa portare un po' di... Grazie, è già un passo importante. Beh, insomma, è stata davvero una bella esperienza, poi hai visto... Sì. Dal punto di vista emotivo sicuramente fortissimo. Sì. Perché è stata noi dentro non abbiamo fatto troppe immagini perché volevamo disturbare. Certo. Per cui non ci siamo permessi più di tanto, chiaro. Però ci è piaciuto comunque testimoniare intanto il fatto che tu fossi lì, certo. Il fatto di vedere da vicino una tifoseria così storica, calda, storica. Una tifoseria storica... Certo. Anche così numerosa. Certo. Poi scusami, volevo dire anche, siccome loro stanno passando un momento non bellissimo, visto che hanno tantissimi diffidati, ma tanti, questo gesto ha veramente una doppia importanza, perché colpiti così dalla repressione, però fare questa cosa per Paolo in una piazza come Genova, gli va dato tanto di cappello, perché questa qua è la strada che da percorrere a portare alla ribalta la vicenda di Paolo.